Per quanto riguarda lo sport, torniamo a parlare questa volta, giustamente anche perché gli ospiti si accavallano sempre di giorno in giorno. Quest'oggi abbiamo il rappresentante delle bocce, diciamo, provinciale, con l'amico Tonino Fabiani, che è, diciamo, quasi un direttore sportivo del Comitato Provincia di Asco, però hai ricoperto ruoli federali, regionali e compagnia bella. Insieme a te abbiamo l'ex campionessa allieve di Irene Albieri di Stella di Monsampolo, essendo giovanissima, che poi ci spiegherà perché ha scelto le bocce rispetto al sport. Tonino, so che tu sei molto attivo per quanto riguarda la Federazione Bocce regionale, ma in particolare provinciale, lavorando molto con i giovani, cercando anche di far crescere questo sport che è un po' considerato minore e praticato non solo, diciamo, dalle persone anziane, ma anche, come vediamo, da molti giovani. Sì, io dopo aver dato il mio contributo alla crescita dello sport delle bocce a livello di San Benedetto e regionale, ultimamente mi sono dedicato un po' ai giovani perché diciamo che sono la risorsa più importante Futuro, affinché futuro. questo sport possa continuare nella tradizione che San Benedetto ed Ascoli, ma anche in generale, Ha sempre ha avuto. sempre avuto un ruolo importante, però i giovani diciamo sono fondamentali perché altrimenti questo sport va sempre più a cadere diciamo come partecipazione. Grazie Tonino. Sentiamo Irene, se gli passi il microfono. Innanzitutto, ecco, questa scelta, tu sei stata campionessa lo scorso anno, sei molto giovane, ecco, perché la scelta delle bocce? Motivata da qualcuno in famiglia? No, ho iniziato con la scuola bocce in quarta elementare. E da lì ho Ti sei continuato, appassionata. sì. Ecco, però non è molto, diciamo, Usuale. no, non volevo dire questo, diciamo, è uno sport non tanto per le donne, almeno per quello che vedo un po' in giro, o no, o mi sbaglio io, varia a seconda dei posti? Ci sono molte meno donne rispetto agli uomini, sì. Ecco. Ma ti sei fatta, lo scorso anno sei stata campionessa, giustamente essendo giovane hai anche dei propositi per proseguire Sì, questa avventura. sì, Ecco, sì. quali Ci sono i programmi di quest'anno? sono gli italiani a settembre Dove? a Roma, al Centro Tecnico Federale. Quindi fai parte sempre di categorie allievi? Sì. Ah. Età? 16, 16 anni. 16 anni. Grazie, sentiamolo. A proposito del settore femminile, volevo precisare che qui nella provincia di Ascoli è molto attivo il settore femminile. Ecco, fai Diciamo, bene tu a precisarlo perché io sono sono all'oscuro. circa 60 le donne tesserate nel nostro comitato, di cui ben 10 a San Benedetto del Tronto, e abbiamo raggiunto risultati abbastanza importanti. Quest'anno la campionessa italiana è Ines Sabatinelli, la mamma di Neri Marcore di Porto Ah. San Giorgio, che ha vinto il titolo nazionale. 4 anni fa un'altra tesserata di San Benedetto ha vinto il titolo nazionale. Poi a livello di manifestazioni siamo molto efficienti. Già c'è stata una gara nazionale sabato 15 luglio e un'altra gara nazionale il giorno dopo qui a Scendubughi e le nostre atlete si sono ben comportate. Addirittura Irene Albieri, qui presente nella gara senior femminile, si è classificata seconda, battuta solo dalla campionessa mondiale per 9 volte. Germana Cantarini che ha fatto molti elogi al nostro settore femminile, in particolare alla Irene. Giustamente se l'hai portata vuol dire che ha qualche Certo. titolo. Tra Senti. l'altro anche lei, come direttore tecnico, io l'ho convocata anche domani, che abbiamo un incontro di squadre di comitato provinciale per qualificarci alla finale Coppa Italia Junior che si terrà a ottobre a Milano. Quindi lei è una candidata insieme ai senior junior maschili. Ecco, dicevi tu, nel corso degli anni hai visto un po' la crescita. A livello di, diciamo, di comitati, quasi tutti i paesi hanno il campo di bocce, hanno tesserati. Diciamo nella provincia di Ascoli, se no, senza allargarci, qual è il comitato quello più ricco come presenze, come partecipanti? Nella provincia di Asco, vabbè, diciamo, il numero di iscritti maggiori c'è la Bocciofila Sanbenitese. Sono circa 200 tesserati, di cui, come dicevo, 10 donne. Purtroppo, ecco, dobbiamo lamentare un po' la poca presenza del settore junior, però diciamo che nella provincia di Asco si stanno tenendo molte scuole bocce. Vorrei ricordare qui Stella di Monzabollo, che la fa da diversi anni, la sportiva di Casteldilama, la Salaria di Centobuchi, altre scuole nel Fermano. Quindi diciamo, il movimento si sta sempre più attrezzando con, al di là della passione e dell'impegno che mettono alcuni dirigenti,
sempre a livello gratuito, c'è anche la professionalità. Stiamo attrezzando sempre di più personale, diciamo, qualificato come educatori sportivi, certo, scolastici, affiancati da istruttori ISEF, perché riteniamo che lo sport del bocce possa essere importante anche per l'attività motoria dei ragazzi. Grazie, sentiamo l'ultima battuta di Irene. Ecco, diceva Tonino che sei stata un po' scelta per tutte le varie ragazze perché hai sicuramente le qualità, altrimenti Tonino con i suoi collaboratori non ti avrebbe scelto. Senti, dicevi che avevi italiani, però c'è quest'altro evento a ottobre, sì. Però gare qui in zona, quali sono quelle più imminenti? Gare qui in zona giovanili ci sono a Fossombrone e soprattutto a Città d'Ascoli il 3 agosto. In che consiste? Perché ogni sport ha una preparazione di base. Sì. Ecco, diceva giustamente Tonino, c'è anche un'attività motoria molto importante, perché sì, spesso è anche consigliata da medici per chi ha dei problemi. In che consiste l'allenamento, diciamo, giornaliero, settimanale? Giocare nei campi, cioè la parte sia che consiste nell'allenamento mirato, certo, sia la parte del gioco con partite con altre persone, sia individuale che interno, in coppia, e quindi giocare insieme ad altre persone contro altre persone. Ok, noi ringraziamo gli ospiti delle bocce, che giustamente è uno sport minore, ma non per l'importanza, non è minore a nessuno. Tonino Fabiani, dirigente provinciale, e la campionessa Irene Albieri. In bocca al lupo a entrambi. Grazie. Sicuramente ci verrete a trovare con altri riconoscimenti, sperando nazionali. Speriamo. Grazie.